Corpi distesi, accovacciati e allungati che diventano un tutt'uno con il tufo e la pietra di Matera. Un universo tutto al femminile, quello della perugina Margherita Grasselli, scultrice raffinata capace di dare forma, vita e anima all'argilla della Sila, creando delicate e suggestive figure. Bambine e giovani fanciulle che si guardano, sognano, dialogano e scrutano uno sconfinato orizzonte fatto della magia della città dei sassi. Volti che l'artista plasma sempre anonimi, senza lineamenti, affinché lascino immaginare, a chi li osserva, caratteri e sguardi. Dopo Monte Scaglioso, l'antica Mons Caveosus, città gioiello d'Italia, con la mostra Il chiostro dei momenti, le sculture di Margherita Grasselli, sabato 23 settembre, sono giunte a Matera, nel cuore del Sasso Barisano, in una iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio. Il primo di una serie di eventi tesi a favorire un percorso di scambi fra artisti di tutta Italia e artisti lucani. L'artigianato, insieme al patrimonio storico, artistico e naturalistico e all'enogastronomia, è una delle componenti fondamentali dell'offerta turistica, ha affermato il presidente della Camera di Commercio, Angelo Tortorelli. Le sculture sono state esposte negli spazi aperti della Residenza San Gennaro, grazie alla disponibilità di Franco Di Benedetto, una location in cui le opere hanno trovato naturale dimora, poiché è esempio di un attento restauro rispettoso della storia di ogni singola pietra e cavità che la compone. Moments Around the Stones, il nome dell'evento materano che segna la seconda tappa in Basilicata, terra a cui Margherita Grasselli si è detta legata per sempre, ringraziando pubblicamente Maria Scaramuzzo per averla invitata ad esporre le sue opere nel chiostro medioevale della millenaria abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso nell'agosto scorso. Le meraviglie di Margherita Grasselli nella meraviglia dei sassi di Matera, un sogno che si realizza. Sì, un sogno che si realizza. Io sono rimasta veramente sorpresa quando mi è stata offerta la possibilità, quasi immediatamente dopo Montescaglioso, di collocare, posizionare i miei lavori in questo contesto. Credo il più bello al quale potessi ambire all'interno di un rione di Matera come quello barisano. Quindi è stato quello che volevo, diciamo, ecco, in questo momento, partendo da Montescaglioso, è stato un passaggio bellissimo questo, legato anche a un motivo strutturale sicuramente molto profondo, perché anche in questa struttura dei Sassi San Gennaro si respira una dimensione monastica molto bella, dalla quale io vengo come primo approccio con la terra della Basilicata. Il mondo femminile nei Sassi di Matera, ma anche il colore questa volta. Il colore, ho voluto provare ad accennare un contrasto con il colore del tufo di questi sassi. E devo dire che è molto bello, non è da me, è stato un tentativo spinto da una grande curiosità di vederle per la prima volta appoggiate con dei colori che creassero un contrasto e poi le facessero anche risaltare. E devo dire che sono belle, sono comunque armoniose, nonostante il loro colore, alcune smaltate, alcune un colore opaco, si sposano comunque molto bene con il contesto e quindi è stato un tentativo riuscito molto bello, sicuramente da ripetere. Sicuramente. Non solo Sassi San Gennaro, ma anche altre location di adeguata bellezza.
Assolutamente, io al momento sono molto contenta perché le mie sculture si trovano sempre a Matera, a Palazzo Gattini, a Piazza Duomo e poi alla Lopa, che è un ristorante spazio espositivo bellissimo che io invito veramente a visitare perché è una location stupenda. Quindi ho avuto veramente delle location, dei posti dove posizionare i miei lavori bellissimi. Qual è l'opera che dedichi maggiormente alla città di Matera? L'opera che dedico maggiormente alla città di Matera è Giovanna. Giovanna è là sopra e è il contrasto bellissimo perché oltre al colore presenta un'argilla rosata, non bianca, ed è stata sicuramente la novità più azzardata di questo cammino. Da Matera si riparte dunque per un progetto futuro. Progetto futuro, quello sicuramente più ambizioso e più atteso, è la possibilità di collocare le sculture a Palermo, che sarà capitale della cultura nel 2018. Vedremo in quale contesto, un cortile, un chiostro, un bellissimo terrazzo di un palazzo signorile e capiremo la location che si sposerà meglio con queste creazioni.